stasera un gruppo di artisti di Lodi, c'è grande folla qui a Montefusco per la presenza di evento. Quindi ho visto la scena in cui si parlava della scena moderna, diciamo così, di una compagnia teatrale locale. Ora dobbiamo cercare di alzare la testa. Scrivere Deber in hoc libro et respondere a libibus questionibus circa familia et bona sua. Responde, quid est nomen tuum? Tarver. In facilitate domus tua est? Betelet. Abes uxorem? Quid est eius nomen? Zara. Con molti fini sub potestate tua sum. Pres. Quis ars facies? Faber serrari. Vice tibili. Ave. Ave. Prego, da questa parte. Miles reus ec ducatur. In terram genua flecte. Arum. Aiuto! Ne prenderum in turba. Plenem sollicitantem contra Cesare. Aiuto! Aiuto! Iura nostra reis lese maiestatis. Capitalem penam sanxerum, in hoc codice scriptum est. Risponde. Maledetto. Silenzio. Silenzio. Te invenierunt cum ars, ec est probatio contra te, et cum ac arma ego te condemnam. Aiuto! Solus egisti aut cum auxiliatoribus. Mercedem pependisti pro tumultis. Aiuto! Nihil dicis. Aiuto! Verba inveniet. Duce eum in carcere. Aiuto! Aperi iacum miles. Ite! Ite extra pretorio! Silenzio! Aiuto! Liberate! Aiuto! Prendete via! No! 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 Ed ecco che siamo per uscire fuori dal carcere. Oggi è nato nella città di Davide il Salvatore. Lui è il Cristo nostro Signore. Troverete un bimbo avvolto in fascio che giace in una mangiatoia. Presto, presto, andiamo a Betlemme. Vediamo cosa il Signore fa. Andiamo, questi ci arrestano. Abbiamo anche dei cavalli, eppure nel buio, che fanno da contorno a questo presepe vivente, davvero molto molto bello, in mezzo al rogo di Montefusco, come si vede una volta. Vediamo l'ambientazione del vecchio borgo di Montefusco, uno dei borghi più belli, i mestieri di una volta, il calzolaio, ma non solo, anche il maescalco.
scultore, chiedo scusa, vestitori, vabbè. Certo, non sei meno importante di tutta la Giudea. Da te nascerà un capo che guiderà il mio popolo, Israele. Qui, il Messia nascerà qui, il nostro popolo. Ma allora sapete cosa vi dico? Andiamo anche noi a vedere dove è nato il Messia. Andiamo ad adorare il Signore. Il suo regno durerà lungo sul popolo di Israele. Il suo regno non finiva mai. Andiamo. Ma che splendida notizia! Quest'annuncio ci scaldata bene il cuore. Ecco il motivo che ci spinge a rialzarci, a metterci nuovamente in cammino verso la strada della luce.